amore che ti ha quello che camminava nelle tenebre e ha visto una grande luce. Cari fratelli e sorelle, buon Natale! Salvemo la Madre Chiesa, questa notte è nato nuovamente il Figlio di Dio fatto uomo. Suo nome è Gesù, che significa Dio salva. Il Padre, amore eterno e infinito, l'ha mandato nel mondo non per condannarlo, ma per salvarlo. Il Padre lo ha dato con immensa misericordia. Lo ha dato per tutti, lo ha dato per sempre. Ed egli è nato come piccola, veramente, la testa nel tempio e nel credo. Quel bambino nato dalla Vergine Maria è la parola di Dio, fatta carne. La parola che ha orientato il cuore e i passi di Abramo verso la terra promessa e continua a tirare coloro che si fidano delle promesse di Dio. La parola che ha guidato gli ebrei nel cammino della schiavitù alla libertà e continua a chiamare gli schiavi di ogni tempo, anche di oggi. Che parola più luminosa del sole, incarnata in un piccolo figlio di uomo, Gesù, luce del mondo. Per questo il profeta esclama che il popolo che camminava nel genere ha visto una grande luce. Sì, sono tenere nei cuori umani, ma più grande è la luce di Cristo. Sono tenebre nelle relazioni personali, familiari, sociali, ma più grande è la luce di Cristo. Ci sono tenebre nei conflitti economici, geopolitici ed ecologici, ma più grande è la luce di Cristo. Cristo sia luce per tanti bambini che patiscono la guerra e i conflitti in Medio Oriente e in vari paesi del mondo. Sia conforto per l'amato popolo siriano che ancora non vede la fine delle ostilità che hanno lacerato il paese in questo decennio. Voglia le coscienze degli uomini di buona volontà. Ispiri oggi i governanti e la comunità internazionale a trovare soluzioni che garantiscano la sicurezza e la convivenza pacifica dei popoli della regione, che ponga fine alle loro indicibili sofferenze. Sia sostegno per il popolo libanese perché possa uscire dall'attuale crisi per riscoprire la sua vocazione ad essere un messaggio di libertà e di armoniosa coesistenza per tutti. Signore Gesù, sia luce per la Terra Santa, dove è nato, Salvatore dell'uomo, e dove continua la festa di tanti che, pur nella partita, ma nella civiltà, aspettano giorni di pace, di sicurezza e di prosperità. Sia consolazione per Ira, attraversato da tensioni sociali,
mentre noi eme, provato da una grave crisi umanitaria. Penso ai bambini dello ieri. Sia Speranza il piccolo bambino di Betlemme per tutto il continente americano, in cui diverse nazioni stanno attraversando una stagione di Sia l'utile per il cuore del mondo per la cara Ucraina, che ambisce a soluzioni concrete per una pace duratura. Il Signore è chiamato sia l'utile per i popoli dell'Africa, dove per la dura situazione sociale e politica, che spesso con costino e con ragione a emigrare, privandolo di una casa e di una famiglia. Sia pace per la popolazione che vive nella regione orientale della Repubblica Democratica del Congo, martoriata da persistenti conflitti, sia conforto per quanti patiscono a causa delle violenze, delle calamità naturali o delle emergenze sanitarie, sia conforto a quanti sono perseguitati a causa della loro fede religiosa, specialmente i missionari e i fedeli rapiti, e a quanti cadono vittime di attacchi da parte di gruppi estremisti, soprattutto in Burkina Faso, Mali, Niger e Nigeria. Il Figlio di Dio, disceso dal cielo sulla terra, sia difesa e sostegno per quanti a causa di queste altre ingiustizie devono emigrare nella speranza di una vita sicura. È l'ingiustizia che li obbliga a attraversare deserti e mari, trasformati in cimiteri. È l'ingiustizia che li costringe a subire abusi indicibili, schiavitù di ogni tipo e torture in cambi di detenzione disumani. È l'ingiustizia che li respinge da luoghi dove potrebbero avere la speranza di una vita degna e fa loro trovare i muri di indifferenza. L'Emanuele sia luce per tutta l'umanità ferita. Toglie il nostro cuore spesso indurito ed egoista e ci renda strumenti del suo amore. Attraverso i nostri poveri volti, doni il suo sorriso ai bambini di tutto il mondo, a quelli abbandonati e a quelli che hanno subito violenze. Attraverso le nostre deboli braccia, vesta i poveri che non hanno di che coprirsi. Dia pane agli affamati, curi gli infermi. Per la nostra fragile compagnia, sia vicino alle persone anziane e a quelle sole, ai migranti e agli emarginati. In questo giorno di festa, doni a tutti la tua tenerezza per rischiare le tenebre di questo mondo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Dicente Dominus. Dia vis secundum verbum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum,
benedicta tra i mulieri, dolce e benedetto Gesù dentro tu Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, ora per noi peccatori, nunca in ora morte nostre. Amen. Te un caro Padre di me. Ave Maria, grazia plena, Madre di Dio, benedicta tra i mulieri, dolce e benedetto Gesù dentro tu Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, ora per noi peccatori, ora per noi, divini, diciamo, protezione di Cristo. Grazie a Tua, a questo Domine, nel tuo nostro profondo, tu che hai denunciato che tutti i tuoi incarnazioni e comunione, per passione e la cruce, la resurrezione e gloria in tuo capo, per Cristo, nel nome di Dio. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e al Spirito Santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. E com'era nel principio e per sempre, ed in secola seculorum. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. E com'era nel principio e per sempre, ed in secola seculorum. Amen. Profidei tutti i fonti, i suoi che metteranno la mano in torno. E se non perpetua non sia a te, perché canti in pace. Amen. Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la tua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio potente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Tanti apostoli di Benedetto Paolo, che coloro non è stato cavalloreggiato e confini, fini si intercedono a noi. Grazie a tutti i miei amici, gli altri miei cittadini, gli altri Michele e i Fratani, gli altri miei Battisti, che si attorno a loro l'impero di Paolo, di Don Santo Rosso. Il Seato Vecchio del tuo Pantero, se benissi, come gli altri capacetti, la tua parola, Gesù Cristo, la Vigna Montana. Amen. Indulgenza, protezione, la protezione di ogni parola del tuo Rosso, faccio in piedi il tuo cuore, per gli essenziali, forse in piedi, e vite, grazie e consolazione di tanti spiriti. Per segnare il tuo servirato nel mondo interi, primo a voi, come libro, e l'intero di tuo cuore. Amen. Che benedico sia lo Dio onnipotente, Padre, e Figlio, e il Spirito Santo, scende per voi e rimane sempre. Fratelli e sorelle, rinnovo i miei auguri di Buon Natale a tutti voi, giunti da ogni parte del mondo in questa piazza, e a quanti da diversi paesi sono collegati mediante la radio e la televisione e altri mezzi di comunicazione. Vi ringrazio per la vostra presenza in questi giorni. Tutti siamo chiamati a dare speranza al mondo,
annunciando con le parole e soprattutto con la testimonianza della nostra vita che Gesù, nostra pace, è nato. Non dimenticatevi, per favore, di pregare per me. Buon pranzo natalizio e arrivederci. Grazie.